Buongiorno, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di Trenitalia S.P.A. nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Casu, Raimondo, Ghirra e Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale. Ringrazio Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, accompagnata da Fabrizio Dell'Orefice, responsabile affari istituzionale Italia Ferrovie dello Stato Italiano, per aver accolto l'invito della Commissione, e vi cedo la parola invitandovi a contenere l'intervento in un tempo massimo di 5 minuti. In collegamento. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Vi ringrazio per questa possibilità di parlarvi un po' del business regionale. Business regionale, quindi tutti i servizi dei treni regionali e interregionali, è un mercato regolato perché si regge sui biglietti dei passeggeri, delle persone che viaggiano sui nostri treni e sui corrispettivi che le regioni hanno a disposizione tramite il Fondo Nazionale dei Trasporti che è stato ripartito tra le regioni. La situazione oggi è di contratti lunghi in tutte le regioni, che ci hanno consentito di poter fare un investimento di 6 miliardi per l'acquisto di nuovi treni, che è stata una vera rivoluzione. Dal 2018 fino ad oggi abbiamo consegnato 450 treni, per dargli l'ordine di grandezza, e altri 200 e passa arriveranno nei prossimi anni. Abbiamo nell'ambito dei contratti oggi sottoscritti, sia per affidamento diretto secondo le delibere ART o tramite la gara, ha avuto questa possibilità di valorizzare e recuperare un settore che è fondamentale e strategico per il Paese. Ci sono tre temi che volevo rappresentare in questi 5 minuti. Oltre all'impegno che sta mettendo il gruppo nel fare gli affidamenti in quelle regioni che stanno di scadenza con i contratti lunghi, e oltre all'impegno di partecipare alle gare laddove si decide di fare la gara, come a Bolzano o come nei prossimi anni dopo il 24 dicembre si potrà fare solo gara. Difatti in questi anni cosa si è registrato, soprattutto in questo biennio, dato la crisi energetica e il contesto particolare geopolitico? Un incremento di costi da un lato, quindi materie prime, energia, il costo dei treni che erano fissati a un prezzo ma che hanno subito un aumento, e soprattutto tutte le dinamiche inflattive che sappiamo essere piuttosto importanti rispetto ai contratti sottoscritti. Questo ci porta a considerare, parlando di fondo dei trasporti, di considerare ecco, la necessità di incrementare il fondo dei trasporti nell'ambito chiaramente delle varie regioni per poter far fronte a questo aumento dei costi. E non ultimo, come sapete, il gestore della rete sta rivedendo la tecnologia, l'ultima tecnologia, l'RTMS, e abbiamo tutta la flotta che va adeguata a questo nuovo sistema di sicurezza. Per finire e cogliere quindi le potenzialità e l'impegno di questi anni nel trasporto regionale, che è strategico per tutto il Paese, diciamo che con il PNRR, sapete perché siete protagonisti di questa rivoluzione nell'ambito dell'infrastruttura, ci saranno rilasci molto importanti, e per cogliere l'aumento di capacità della rete, oggi gli attuali contratti sottoscritti, in corso di sottoscrizioni o affidati prossimamente con gara o con affidamento, non contengono la nuova produzione in termini di servizi che può essere effettuata. Quindi, per restare nell'ambito dei 5 minuti, chiaramente questa chiacchierata voleva essere voleva dare l'opportunità di
confermarvi l'impegno di tutto il gruppo e il lavoro che si è fatto dal 2018 e che è in corso di sostituzione di tutta la flotta nuova con il ringiovanimento della flotta. Questi affidamenti lunghi che ci fanno investire anche in modelli orari, in piattaforme digitali per la vendita, tutti investimenti importanti che si sono fatti con questi affidamenti. Nello stesso tempo, alzare la mano e rappresentare che i costi previsti nei contratti sottoscritti sono aumentati per il contesto geopolitico ed economico a cui assistiamo un po' tutti. E nello stesso tempo vedremo delle infrastrutture che danno più capacità per fare più servizi e questi servizi non sono contemplati nei contratti oggi sottoscritti o in corso di sottoscrizione, perché ha la necessità di avere un supporto da parte del Fondo Nazionale dei Trasporti. Grazie dottoressa, chiedo se vi siano da parte dei deputati degli interventi. Se non vi sono da parte dei deputati degli interventi, la ringrazio, anche ringrazio il dottor Dell'Orefice, lo saluto, facendovi gli auguri per le feste, vi invito anche a mandare magari una memoria scritta più completa, che proprio così in modo da essere più completi rispetto ai 5 minuti che vi abbiamo concesso. Grazie, vi auguro buon lavoro, anche buon lavoro a tutti i vostri dipendenti. Grazie Presidente, buon lavoro a voi, auguri. Grazie, dichiaro conclusa l'audizione dei rappresentanti di Trenitalia. Grazie.